anche a Perugia 15 minuti bene, dove squadra mi è piaciuta, dove mi sembrava che tutto sta andando su verso giusto. Abbiamo avuto errori abbastanza banali, questo bisogna evitare, no? Passaggi nostri sbagliati ma semplici, e quello che ha spezzato un po' il nostro ritmo di gioco, questo mi preoccupa un po', però spero di con il tempo man mano eliminare questi passaggi a vuoto e diventare ancora più tosti, no? Devo dire anche che Perugia è una squadra aggressiva rispetto all'altre, che va molto a corcia, corrono, sono aggressivi e conducono anche a commettere qualche errore di troppo. No, l'altro giorno contavamo che c'erano 5 giocatori diversi rispetto a Novara e penso che hanno fatto bene, no? Poi anche i cambi sono importanti. Cerco di veramente di tenere tutti in considerazione, che poi con il tempo sicuramente saranno giocatori che giocheranno sempre, che saranno il punto fermo della squadra. In questo momento giudico le prestazioni, allenamenti, penso poi che è una rosa dove c'è un grande equilibrio, per cui va bene, importante che lavorano tutti bene, poi chi sta meglio gioca. Ha fatto un lavoro veramente fantastico, ci ha dato una grossa mano a livello fisico. È un ragazzo molto serio che lavora molto bene, si è presentato bene perché prima ha fatto gol, adesso ha fatto una partita di forza fisica ma anche di qualità tecniche, che è riuscito a giocare molto bene. Penso che 11 contro 11, man mano andava la partita, penso che potevamo fare male a Perugia. Questo è un mio dispiacere. Penso anche con un Stoia in forma, che sarebbe stata altra cosa a livello di attacco, perché ci sono state situazioni pericolose che non le abbiamo sfruttato al dovere. Penso che quando lui entra in forma, che potrebbe diventare un giocatore molto importante per noi, però sicuramente anche lui deve lavorare veramente molto per arrivare al livello del compagno. Contento con la prestazione, specialmente nella fase difensiva di Salzano e Capezzi. Sono due ragazzi, ma anche Barberi stesso, il paro, diciamo, che mi dà certezze su altre cose. Sono giocatori che io spero, come allenatore, di portarli a un livello ancora più alto, che sono tutti e tre molto con una buona prospettiva. No, una grande squadra composta veramente da grandissimi giocatori. Basta pensare all'attacco, che hanno Mariero, Rosina, Sansone, De Luca, possono mettere. Poi hanno anche giocatori che Puskas, per esempio, che prima era dell'Inter, che è un giocatore fantastico, che non lo stanno proprio utilizzando. È una rosa completa in tutte le parti. Hanno avuto anche loro un calendario difficile. Speriamo di affrontarli con grande coraggio. Hanno un attacco stratosferico dove basta lasciare un poco di spazio, ti castigano. Hanno fatto partite molto diverse una dall'altra. A momenti sono molto aggressivi, a momenti si abbassano tutti, aspettano. Anche loro, secondo me, ancora non sono al massimo della forma, questa è la mia sensazione. Poi sono capace anche a fare 4 gol a Spezia con uno in meno, perché hanno giocatori in avanti che risolvono situazioni veramente da soli.